Che bello iniziare degli vlog con gli unboxing. I corrieri che passano. Due bei pacchettini con dentro dei costumini. Costumini per i zoma, come piace a me. No, sono i costumini slip, che non si mette nessuno, però secondo me sono i migliori e più comodi per stare in spiaggia. Bisogna allenare le gambe, ovviamente, però questa qui è una deformazione dovuta al mio passato a nuotatore. Costumini della marca Michael Phelps, che prendo praticamente ogni anno, perché ogni anno ne perdo almeno uno. Infatti 3 anni fa ne avevo 3 e sono rimasto solamente con uno, quello rosso, quello classico Baywatch, che mi vedete sempre quando vado in spiaggia. Quindi a questo punto dovrei essere coperto per altri 3 anni, poi dovrò ricomprare di nuovo, non so perché, ma ogni volta che vado a fare un viaggio l'ho perso. Uno nero, uno blu navy, e andiamo subito a sverginarli con un bel pomeriggio in spiaggia, che ancora non ho mai fatto qui a Marina. No. Ho questi giorni un evento continuo, cioè da quando è arrivato Edoardo si può uscire di casa. Ne vale la pena uscire di casa qui a Marina. Cioè che poi in realtà sono ancora messo abbastanza male con la preparazione per tutto il materiale dell'esame, il laboratorio di progettazione 3, però questi sono assolutamente dettagli che sono problemi di Francesco del futuro, non miei. Io penso al mare adesso. Manco ancora 5 giorni all'esame, io devo ancora preparare 3 tavole, una completamente da zero, e fare il plastico e andare anche a Firenze. Wow. Ma si va comunque al mare perché è luglio. Ricordatevi di togliere il cartellino, no, quando comprate un costume nuovo. Oh, potrei lanciare anche una nuova moda, eh. Wow, stabilimento balneare. È tutto così estivo. Ti rendi conto che noi non ci siamo mai visti in spiaggia nudi, senza maglietta? È grave, eh. C'hai ragione. Tra l'altro scopriamo la condizione fisica di Edo. Ho mangiato un cake. Questa qui è la condizione di partenza del buon Edoardo. E questa è adesso. Sei un bello. Ha funzionato. Sei soddisfatto adesso? Sono soddisfatto. Adesso ti sfonderò di futuro. Tutto da capo, bisognerà fare. Hai dei consigli da dare? 20 minuti al giorno, ma ogni giorno. Costanza, quindi. Costanza. Di cognome? Pirelli. Costanza Pirelli, se stai guardando questo video, ciao. Ed ho imparato come scrocchiare il collo alle persone. Quindi ha fatto qualcosa. No, niente. Vabbè, dai, ha funzionato, no? Rimango paralizzato, mi iniziano a formare lì le gambe. Edo mi ha lanciato una challenge, mi ha lanciato una sfida. Cosa vuoi fare? Allora, prima di tutto non è una sfida, ma è semplicemente una perdita. Cioè, voglio sfidare Francesco a fare i piegamenti. Cioè, voglio perdere con Francesco a fare i piegamenti. Lo scopo non è batterlo, lo scopo è vedere fin dove arriva lui nel massimale. Quanti piegamenti riusciamo a fare in una sola botta? Verso l'arena di battaglia. È un po' una cosa masochista fare questa challenge sotto il sole nel cemento del porto. Però a noi piace così. Inizia Edo, io li conto e velocizzo il video. Vediamo un po' che succede. Vai. Vai uomo! Dai uomo! Altri due, fammi altri due! 39. 40. Non ce la facevi più? 0? 40 piegamenti per Edo. Non si buttano via. Oh, contali per bene, non rubare. Tutto sì, uno. Sessanta. Cazzo grande. All'ultimo piegamento ho usato anche i muscoli delle gambe. Pensavo di fare un po' di più, pensavo su 70 e pensavo di arrivarci più con calma. Invece ho tipo una quarta adesso. Bagnettino fatto e per integrare ovviamente dopo la challenge dei piegamenti. No, dov'è? Questa qui è tipo la borsa di Mary Poppins, però con le barrette proteiche. Biscotto a 38 grammi di proteine. Questa è la massellanza. Me lo fai assaggiare? Ah, come sono i dolcificanti? Sono molto buoni. Dateci sconto Francesco Zini. Oh, vacci piano, così non ci dormi stasera. Un botto buono. Slurp.
Non ci credo nemmeno io. Cioè, sono riuscito a fare un pomeriggio intero al mare. Questo è lusso. Belli i culi antistress. Questi sono da tenere a mente. Vabbè, se vuoi puoi venire da me. In quarto alle 10. Dimmi cosa mangerai stasera a cena. Non dire non lo so, perché se sono le persone banali che lo dicono. Pizza. Ah. Pizzette. Dopo ce lo dirai, ci dai la conferma. E niente, questa è la tipica giornata passata a Marina di Grosseto. Pomeriggio passato in spiaggia a non fare assolutamente niente. Poi cenettina e ci si trova dopo. Che c'è di più bello della vita? La semplicità. Ma vi ricordate qui questo inverno che siamo venuti a prendere cioccolata calda qua? Il wash? Uè, io andiamo a fare la baldoria. Wow, c'è la luna piena. Non rende, come al solito. Stupida luna. Che non vuoi mai farti fotografare dai telefoni. Non chiedete il motivo per il quale io sono in pantaloni lunghi. Cosa hai mangiato per cena? Prosciutto, mozzarella e carciofini. Vabbè, pizza insomma. Sì. Esattamente quello che ci vuole adesso. Ciao, grazie. Ciao, grazie anche a te. Granitina siciliana al mango. Porca vacca. Molto molto expensive. E non c'è neanche la briochina. Un po' triste in effetti. Vediamo un po' se ci urla Sicilia. No. Ti viene un embolo a succhiare la granita dalla cannuccia. Forse per il fatto che l'ultima volta a Palermo l'ho presa col pistacchio, col gelato al pistacchio, quindi è più cremosa. Questa qui è più una granita classica. Che sta per succedere? Che vuol dire? Che sta per succedere? Che sta succedendo in questo? Oddio. Oddio ragazzi. Ecco la volta buona. Ragazzi. Oddio ragazzi. Ragazzi. Forse ce l'ho addosso. È finita per me. Portatemi le arance. No. Vieni, vieni. No, dai. La Maserati, te lo dico io. Cos'è? Un orologio della Maserati. No. Vieni. No, no, non ce la fa. Pensieri a pensieri. Cazzo. E voi perde? Sì. Ah. Ah, allora, potevi distruggere. Oggi Edo è in modalità challenge. Oggi e per tutta l'estate. Guardate come vanno al patibolo. Guarda, abbiamo anche il pubblichino per questa scena. Basta. Appena tornata da Bologna, sverginato. Che pensi? Dai, a secco ci sta. È bello. Dice la tua sfida. Non abbiamo la più pallida idea di chi fossero quelle persone. Però si sono messi lì a guardare Edo e Giacomo morire. Adesso facciamo fare un mega salto a Edo. Uno. Oh cazzo. Che belli gli zampini sempre. Ma perché voglio darmi il slancio ancora di più. Tipo morre. Oh Edo, è arrivata l'ora? E allora non fare domande. Cazzo Stein. Oh Perché così poco? Basta, ciao.